tutti, oggi sono qua per parlarvi di alcune anteprime novità che ho preso a Lucca Comics e che ho già letto. Vi avevo infatti chiesto quale fumetto vi incuriosisse di più in modo da poterlo leggere il prima possibile e parlarvene appunto in questo video. Il primo fumetto che mi incuriosiva tanto è Whispering Blue di Chasm, edito da Manga Senpai al prezzo di 6,90€. Questo è un fumetto autoconclusivo. Si tratta di un boys love il cui protagonista, Adrian, ha commesso un piccolo crimine. È stato condannato a svolgere un periodo di lavori socialmente utili presso una Seal Station, ovvero un'associazione che si occupa di salvare e recuperare le foche, curarle e fare in modo che possano tornare in mare o comunque nel loro habitat in maniera indipendente. È una realtà che mi sta molto cara e che in parte conosco perché ho lavorato per un periodo come volontaria presso l'ospedale delle tartarughe che si occupava in sostanza di fare la stessa cosa soltanto per le tartarughe marine e non per le foche. In questo luogo il protagonista incontrerà diverse altre persone con cui si dovrà confrontare, in particolare il guardiano. Tra i due ci sarà un rapporto un po' turbolento, anche perché Adrian deve fare molta luce sui suoi sentimenti. Deve anche capire di seguire quello che lo fa stare bene, che sente realmente, e non lasciarsi condizionare dal giudizio delle altre persone. È un manga che mi è piaciuto molto, innanzitutto per l'ambientazione. Si parla molto della Seal Station e anche in fondo al fumetto sono riportate delle informazioni secondo me molto utili per approcciarsi a questo tipo di realtà. Quindi nel caso in cui uno non conoscesse la Seal Station o associazioni simili, può avere una panoramica, diciamo, generale e soprattutto conoscere qualcosa di nuovo. Si vede che l'autrice ha a cuore il tema perché dedica molto spazio agli aspetti di questa station nel fumetto. E soprattutto i personaggi che ha creato si battono per difendere non soltanto l'associazione ma proprio gli animali. Tra l'altro, fra una delle foche blu e il protagonista si instaura un rapporto di complicità abbastanza carino che ovviamente non verrà portato molto avanti, molto in là, perché lo scopo della Seal Station è quella di limitare il più possibile il contatto fra gli animali e gli umani, in modo da rendere appunto indipendenti le foche. A parte questo, ho apprezzato molto i personaggi perché sono molto complessi e ho apprezzato anche la profondità di questo fumetto perché non si limita a raccontare una storia d'amore ma tratta tematiche anche più importanti come ad esempio il bullismo. Si parla anche di amicizie tossiche, del come spesso ci si fa influenzare dal giudizio degli altri, a che cosa può portare in negativo tutto questo e soprattutto l'importanza di capire chi si è, che cosa si vuole realmente. È una storia per certi versi di crescita e formazione per il protagonista. Una storia quindi di intrattenimento sì, molto carina e buffa in alcuni punti, ma anche profonda, ed è una cosa che non mi aspettavo di ritrovare in questo manga. Quindi sono molto contenta di tutto questo e la storia è veramente molto piacevole. L'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è il tratto. Alcune tavole mi sono piaciute tantissimo, soprattutto le foche che vengono rappresentate in maniera non molto realistica, però sono comunque molto carine e coccolose e anche i personaggi in certi punti sono davvero molto molto carini, però per gusto personale è un tratto che non mi fa impazzire. Un altro manga di cui mi avete chiesto tantissime informazioni è Cousin di Ryo Ukuemi, edito dalla Flashbook al prezzo di 5,90€. Questo è il primo volume di una serie. Comunque si tratta di uno josei che vede per protagonista una ragazza di 18 anni che si è appena diplomata e, a differenza delle sue coetanee, non decide di intraprendere un percorso universitario né di trovarsi un vero lavoro, nel senso un lavoro stabile che le dia una certa stabilità e indipendenza, ma inizia a fare un lavoro part time presso un videonoleggio. E sempre a differenza di tante altre ragazze della sua età, non ha molto interesse per i ragazzi. Non è ossessionata dal suo aspetto, non vuole per forza conquistare qualcuno, non è mai stata interessata, insomma, ai ragazzi. Lavorando al videonoleggio incontrerà però una persona che le scombussolerà un po' la vita. Questo fumetto devo dire che non mi è dispiaciuto, anche se, date le premesse, mi aspettavo qualcosa in più.
Innanzitutto ho apprezzato molto la protagonista, perché a differenza di tanti altri manga che ho letto è sicuramente diversa. È una ragazza un po' bassa, in sovrappeso, che non cura particolarmente il suo corpo e la sua immagine, e soprattutto all'inizio, quando incomincia a cambiare, non lo fa per piacere a qualcun altro, in particolare non lo fa per piacere ai ragazzi, ma lo fa proprio per se stessa, ed è una cosa che ho ammirato tanto e che mi è piaciuta. Andando avanti, questa cosa un po' cambia e mi ha fatto un po' alzare gli occhi al cielo, però capisco comunque che l'intento di questo fumetto sia comunque intrattenere. Un'altra cosa che ho apprezzato molto, che non conoscevo, è la figura del Fritter, ovvero quella persona che per mantenere una certa libertà sceglie di svolgere un lavoro momentaneo e quindi non cerca una sistemazione, diciamo, definitiva. La protagonista è una Fritter perché non comincia a studiare all'università e si trova un lavoretto, diciamo, continuando a vivere da sua madre. Non pensavo esistesse un termine per indicare queste persone, non pensavo fosse un fenomeno diffuso in Giappone tanto da dargli un nome. Quindi sono contenta di aver scoperto qualcosa di nuovo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo fumetto è il rapporto fra la protagonista e il suo collega di lavoro. Fra i due si instaura infatti una bella amicizia e sono contenta perché spesso nei manga si tende a ridurre tutto sempre a relazioni amorose. Difficilmente ci sono relazioni di amicizia fra ragazzo e ragazza. Invece fra i due si instaura un rapporto di complicità che mi è piaciuto tanto e soprattutto che a miei occhi è apparso abbastanza naturale e veritiero. Quindi sono contenta, spero che andando avanti la protagonista conservi comunque una certa indipendenza, che non si lasci influenzare totalmente dal suo interesse, diciamo, sentimentale e da come viene vista dai ragazzi. In realtà anche dalle ragazze, perché una cosa brutta che purtroppo succede spesso nella realtà è che le ragazze vengono criticate per il loro aspetto più da altre ragazze che dai ragazzi. E anche in questo manga lo si vede, non soltanto per quanto riguarda la protagonista, che a un certo punto della storia, ma proprio all'inizio, quindi non è spoiler, scopre di avere una cugina famosa. Sua cugina è una bellissima ragazza e quando le persone attorno a lei lo vengono a sapere, la protagonista soffre un po' il confronto con la cugina perché sono proprio opposte. Per quanto riguarda i disegni, non sono fra i miei preferiti, non sono sicuramente disegni brutti, anzi, come vi dicevo, apprezzo la protagonista che secondo me si discosta visibilmente da altre protagoniste di manga. Diciamo che mi hanno lasciata un po' indifferente. Non sono fra i miei preferiti, ma non sono nemmeno così brutti. Quindi per ora, per come sta andando la storia, è una lettura che vi consiglio. Non aspettatevi però qualcosa di estremamente profondo o drammatico, ma una storia abbastanza leggera. Passiamo ora alla nota dolente di questo video, ovvero l'unico fumetto che non mi è piaciuto per niente fra i 5 di cui vi parlerò oggi. Purtroppo il fumetto in questione è Negativa di Alessandro Baronciani, edito da Bao al prezzo di 20 euro, uscirà se non sbaglio il 15 di novembre, è quindi un'anteprima che mi è stata data allo stand Bao. La protagonista di questa storia, Stella, è una modella all'apice del suo successo. Si può dire che sia nata già sotto i riflettori perché i suoi genitori sono entrambi fotografi. Ha una vita molto impegnata, è sempre al centro dell'attenzione. E a un certo punto i suoi cari iniziano a morire misteriosamente. Innanzitutto devo dire di essermi informata poco sulla trama prima di leggere questo fumetto. Quel poco che avevo letto però mi lasciava pensare che la storia trattasse molto il tema della moda, anche da un punto di vista negativo. Quindi quando poi ho letto questo fumetto sono rimasta delusa, perché in realtà di moda non si parla. La vera protagonista di questa storia non è tanto Stella, ma è tutto quello che c'è dentro ogni persona. Il lato negativo, oscuro, i propri demoni interiori, quella parte che si tende sempre ad accantonare e non far vedere alle altre persone, che rimane sempre nascosta lì in un angolo. Quindi si tratta più di una storia thriller, in certi punti anche un po' splatter, e non me lo aspettavo. Quindi sono rimasta sorpresa in positivo perché comunque le storie cupe mi piacciono, però sono arrivata
alla fine di questo fumetto, confusa, non ho capito gran parte di quello che è successo, quello che ho capito non mi è piaciuto e ho trovato la trama molto confusionaria. Io l'ho anche riletto questo fumetto, l'ho fatto leggere anche al mio compagno e la mia opinione non è cambiata al riguardo, purtroppo. Continuano ad esserci delle cose che non riesco a spiegarmi e magari era anche quella l'intenzione dell'autore. Però ho trovato che ci fossero diverse frasi un po' fatte riguardanti appunto il lato oscuro, che quindi mi ridondavano in testa e mi sapevano di false, di parole che lasciano il tempo che trovano. Magari non sono riuscita ad afferrare io il senso di quest'opera e la profondità, magari perché è affrontato in un modo molto lontano da me. Questo io sinceramente non lo posso sapere, però quello che ho letto, mi dispiace, ma non mi ha fatto impazzire. I disegni sono belli, per carità, sono secondo me super adatti poi a questo tipo di storia, cioè già da queste immagini si capisce di essere in una specie di thriller o comunque in una storia decisamente cupa. Mi è piaciuto poi che ci fossero delle pagine che si aprono, come a voler invitare il lettore ad entrare sempre più in profondità, sempre più dentro la storia. Però, come vi dicevo, la trama per me è molto confusa. Torniamo alle cose belle. Big in Japan di Dario Moccia e Tuono Pettinato, una guida su Tokyo, anzi, come perdersi a Tokyo e imparare ad amarla. Edito da Rizzoli Lizard a un prezzo di 18 euro, attendevo tantissimo questo fumetto, forse chi mi segue già da più di un anno e ha visto l'intervista l'anno scorso a Mare di Libri sa che già allora era in progetto questo fumetto e ero già gasata da allora, quindi figuriamoci poi. Come dice già il titolo, si tratta di una guida su Tokyo in cui i due autori viaggiano appunto insieme in Giappone. Per Dario Moccia non è la prima volta, per Tuono Pettinato invece sì. Tra l'altro non ha mai letto un manga, quindi era il suo primo vero approccio al Giappone ed è stato bello vedere questo viaggio attraverso due occhi diversi, l'occhio più esperto e un occhio invece vergine, diciamo. Per lui era la prima volta di una serie di cose, la prima volta della colazione giapponese tradizionale, la prima volta di fronte a degli aspetti della cultura giapponese che magari chi legge manga o guarda spesso anime è a conoscenza. Gli occhi di uno che non ha mai vissuto il Giappone, che non sa che cosa aspettarsi, magari può essere un po' bizzarro, anche perché il Giappone è un paese di fortissime contraddizioni, di cui si parla tanto anche in questo fumetto. La cosa che secondo me è vincente in questa graphic novel è l'unione di momenti più quasi scolastici, informazioni comunque sulla cultura con tanto di date, retroscena storici, sul Giappone, in particolare Tokyo che è la protagonista della storia, ma anche sulla cultura e la tradizione giapponese in generale. A questi momenti più culturali approfonditi ci sono poi dei momenti un po' più buffi e divertenti, come ad esempio la valutazione, la pagella diciamo, di tutti i drink e snack che si possono prendere nei distributori automatici. Questa combinazione secondo me è vincente perché rende il fumetto non pesante, noioso, per chi magari vuole scoprire il Giappone però in pillole, è quindi una guida utile ma anche divertente. Il tratto personalmente mi piace, lo avevo già scoperto con We Are the Champions e non ho nulla da dire al riguardo. Ci sono poi dei personaggi magari anche tipici diciamo della cultura giapponese che vengono rappresentati, che sono molto carini, o ad esempio anche il cibo. Questa lettura mi è piaciuta molto anche perché ho ritrovato tante cose che già conoscevo, ma sono riuscita a scoprire degli aspetti della società giapponese che conoscevo molto poco. Quindi, nonostante io sia abbastanza appassionata di Giappone, sono riuscita comunque a trovare qualcosa di nuovo e quindi interessante anche per me, che magari ho letto già altre cose. È la lettura perfetta se volete conoscere e approfondire il Giappone, ma anche se volete conoscere un paese molto lontano dal nostro. Lontano non soltanto fisicamente, ma proprio
culturalmente. Infine ho tenuto per ultimo il fumetto che mi incuriosiva più di tutti. Tosca dei Boschi di Teresa Radice e Stefano Turconi, edito da Bau al prezzo di 20 euro. Piccolo momento apprezzamento per la Variant, che è bellissima questa edizione, veramente stupenda. Tra l'altro vi faccio vedere anche sotto perché merita secondo me. Mi è piaciuto tantissimo a livello proprio di edizione. Essere ambientata in epoca medievale fra Siena e Firenze e vede per protagonista una giovane ragazza di 13 anni, Lucilla, che è sempre cresciuta chiusa in palazzo, non ha mai stretto vere e proprie amicizie, soprattutto è stata molto poco con i suoi coetanei. È sempre stata cresciuta e abituata alla vita di corte, è stata preparata per quello e addirittura è promessa sposa. I festeggiamenti del suo fidanzamento vengono però interrotti da una piccola ladruncola, Tosca per l'appunto, una ragazza della stessa età di Lucilla. Per la prima volta Lucilla è libera, è fuori da palazzo e parla con dei suoi coetanei, Tosca e il fratello Rinaldo. Questa loro amicizia sembra un po' improbabile perché Lucilla è sempre stata abituata alla vita di corte, mentre Tosca e Rinaldo sono stati cresciuti da due musicisti erranti. Fin da bambini hanno dovuto affrontare diverse sfide e soprattutto hanno dovuto imparare a cavarsela da soli. Due mondi che sembrano molto lontani, ma alla fine sono tutti e tre comunque dei giovani ragazzi. Questo fumetto racconta un po' le loro avventure, le loro storie che si intrecciano alla storia. Quindi queste storie un po' più quotidiane si mescolano a guerre, intrighi di corte, complotti e così via. Quindi è una storia sicuramente avventurosa che parla tanto di amicizia, di sogni e anche dei primi amori. Una storia dolcissima che mi è piaciuta tanto. Innanzitutto ho apprezzato moltissimo l'ambientazione italiana, cioè ci sono degli ambienti veramente magici. Sembrava quasi di essere in un film Disney di una volta. I disegni, i colori li ho trovati veramente spettacolari, così come la storia. A differenza di altre opere di questi due autori, in particolare di Non stancarti di andare, Il porto proibito, è un fumetto sicuramente più infantile, i protagonisti comunque sono molto giovani ed è una storia che si focalizza secondo me di più sull'avventura e l'intrattenimento. Ci sono dei momenti anche più profondi legati non soltanto all'amicizia, però sicuramente lo scopo, il fulcro di questa storia è narrare le vicende di un gruppo di ragazzi che si incontrano in maniera abbastanza casuale e che iniziano un rapporto che si evolverà pian piano nell'arco della storia. Secondo me è un fumetto che piacerà tantissimo ai più giovani perché potranno rivedersi nei protagonisti di questa storia. Ma come vi dicevo, è un po' un fumetto per tutti. Io l'ho vissuto proprio come un cartone animato di una volta, sia un po' per i disegni e i colori che soprattutto per le tematiche. A tratti mi ricordava un po' La spada nella roccia, anche se non c'è nessun mago tipo Merlino. Però anche in questo caso c'è una figura adulta che aiuterà molto i protagonisti. È un fumetto che vi straconsiglio di recuperare, quindi se vi piace questo genere e in particolare se vi piacciono questi due autori. Questi erano quindi gli ultimi fumetti letti fra quelli ripescati a Lucca. Se vi siete persi il video lo trovate linkato nelle schede qua sotto in descrizione. Ovviamente fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti se avete già letto uno di questi titoli o quale vi incuriosisce di più. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!